E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ci sono domande a cui il versetto di oggi risponde. Perché Gesù è dovuto morire? Cosa è successo sulla croce? Per capirlo, dobbiamo tornare all'Eden. Dio aveva detto all'uomo che se avesse disobbedito, sarebbe morto. Adamo ed Eva disobbedirono e quindi dovevano morire. Non solo loro, ma tutti noi. La Bibbia afferma che tutti pecchiamo, che non c'è nessun giusto e che quindi siamo tutti condannati a morte. E Paolo aggiunge che il salario del peccato è la morte, quindi non c'è perdono senza spargimento di sangue. Il problema è che l'uomo non vuole morire, vuole essere perdonato e continuare a vivere. Ma Dio e la sua parola sono eterni. Se la sua parola ha dichiarato che il peccatore deve morire, la morte del peccatore deve essere compiuta. Ma l'uomo non vuole morire e anche Dio lo ama e non vuole che muoia. E qui sorge un problema. La giustizia divina esige la morte del peccatore e la misericordia di Dio vuole salvare l'uomo. Che fare? È in questo contesto che sorge la meravigliosa persona di Cristo che si offre volontariamente e viene sulla terra come essere umano. Era Dio, pienamente Dio, e non ha smesso di essere Dio, ma ha assunto la natura umana, era uomo, pienamente uomo. Venendo su questa terra, Gesù è stato tentato in tutto, ma senza cedere al peccato. Era Dio, aveva già la vita, ma come essere umano ha conquistato anche la vita. È stato obbediente fino alla croce. Nessuno poteva trovare un peccato in lui. Era completamente vittorioso e andando da suo padre ha detto: «Padre, la legge dice che il peccatore deve morire e il giusto deve vivere. Sono andato sulla terra e ho vissuto una vita retta, perciò ho vinto la vita. Voglio morire della morte che merita l'uomo e la vita che ho conquistato come essere umano voglio darla all'uomo». Ecco cosa è successo sulla croce del Calvario. Il giusto è morto per l'ingiusto, il santo ha dato la vita per i peccatori e l'uomo non ha dovuto fare nulla, solamente riceverlo per grazia, senza pagare nulla. Tutto ciò che ora dobbiamo fare è credere in Gesù, che ci ha offerto la vita eterna, e accettarlo, perché secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Buona giornata.